sono veramente soddisfatto di essere arrivato a questo gol. Adesso non vedo l'ora di continuare così, di dare tanto aiuto alla squadra, perché ovviamente dedico il gol a tutti i miei compagni di squadra, alla mia famiglia soprattutto, che mi sono stati sempre dietro, a mia morosa, ai miei amici che sono sempre fuori, che mi danno sempre una mano, mi incitano sempre, credono sempre in me e basta. Ecco, ho visto anche tuo nonno la settimana scorsa che è venuto a vederti, no? Sì, lui è il mio... Non l'hai nominato, allora magari ci rimaneva male. No. Lo nominiamo il nonno? Bravissima, sì, il nonno è il primo tifoso che è stato di fianco a me. Senti, dai, raccontaci questo gol. Eravate lì sulla destra, Ceravolo ha deciso che tu eri l'uomo giusto al momento giusto, nel posto giusto. Sì, Fabio ha fatto una sponda bellissima, io sono tirato come mi è venuto e è andato in gol per fortuna. Si era detto fino ad adesso che eri stato bravissimo a recuperare palloni, che eri stato bravissimo a creare spazi lì davanti, a inserirti, eccetera, che ti mancava l'ultimo tocco. Oggi invece è arrivato e è anche un bel tiro potente, non è che ti sei risparmiato. Sì, sono contento di questo. Sì, sto da varie partite che sto cercando di fare questo gol. Ho sempre fatto una buona prestazione, dal mio parere. Poi mancava sempre quello e oggi è arrivato e sono più che contento, soprattutto anche per i tifosi che sono qui in 200. Hai lanciato la maglia proprio perché volevi condividere con loro questo momento. Sì. Sei stato ammonito, però insomma il primo gol... cercato a lungo con la maglia della tua città, insomma, va bene anche una munizione, dai, ti perdoniamo, ti perdoneremo tutti. Sì, infatti ho preso un po' di cazzim, come si può dire. un po' di carne, però sì, è successo tutto così veloce che proprio è partita l'euforia dentro di me. Sotto i tifosi, sì. Poi la fatalità era dalla parte giusta. Sì, sono contentissimo. Sì, vedo che non riesci neanche tanto a trovare parole, perché la vera felicità è quella che non riesci ad esprimere, dicono quelli che scrivono le frasi ad effetto su Facebook, no? Sì, io non sono un ragazzo di tante parole, infatti cerco di mostrare sempre col pallone e spero di continuare così, no? Fino adesso avete giocato a tre davanti, stasera per la prima volta a due, ti sei trovato, penso bene, con Ceravolo, dopo insomma sei uscito nello stesso suo momento, quindi non hai provato la combinazione successiva né con Rossini né con De Marchi, però mi par bene come cambio, no? Sì, abbiamo voluto un po' cambiare qualcosina, ma sempre con la stessa identità che voleva il mister, abbiamo sempre giocato col suo modo, però sì, è andata bene perché siamo riusciti anche a mettere sotto tutto il primo tempo, abbiamo un po' sofferto il secondo, ma per fortuna De Marchi ha fatto quel gol. Senti, dai, ti lasciamo andare, però ti facciamo i complimenti perché sappiamo quanto ci tenevi, l'hai dimostrato più volte, hai voluto tornare perché mille volte in prestito, alla fine ti ho detto io qua voglio tornare, qua voglio far grande il Padova. Sì, no, non c'ho altro da dire, hai detto tutto. Grazie, Enrico Piovanello. Grazie.